Ma salve! Dunque, so di averti già chiesto molto in passato, ma è sorto un problema per cui vorrei chiedere nuovamente il tuo aiuto. Una questione delicata, se capisci cosa intendo. In sostanza, mi sono... innamorato di una persona a prima vista. Io devo corteggiare questa donna meravigliosa. Pensi di potermi aiutare? Oh, grazie. Lei, beh, la sua bellezza trascende le parole. In realtà l'ho vista soltanto qualche volta da lontano, ma possiede già il mio cuore. Necessito solo di un modo per avvicinarla. Temo di avere una maggiore familiarità a interagire con le piante che con le donne. Non so se ne avrò il coraggio. Magari se riuscissi a dimostrarle quel che provo senza dover aprire bocca. Sì. Certo, nessuno troverebbe offensivo ricevere un dono. Ma cosa dovrei donarle? Certo, ho guadagnato una discreta somma con le piante del tè, ma comprare il suo amore mi sembra alquanto scorretto. Un'ottima idea, ma mi conosce appena. Non sono certo che accetterebbe la corte di un completo sconosciuto. Ottima domanda. Ah, ho un'idea! E se le donassi un bellissimo fiore? Un gesto appropriato, visto il mio interesse, non trovi? Allora è deciso. L'altro giorno ho proprio visto un fiore straordinario nella foresta vicino al tempio Achiman a Ichigaya, una bellezza degna della mia bella. Ma... non vorrei rischiare di essere attaccato di nuovo. Detesto chiedertelo, ma potresti andare a recuperare quel fiore per me? Peace!
Lui è proprio il fiore che avevo in mente. Ti ringrazio. Non ho parole che bastino a esprimere la mia gratitudine. L'Amaryllis bella donna. Vedi, lo dice il nome stesso, bella donna. È il fiore perfetto per la mia amata. Ah già, un altro mio amico ha consentito ad aiutarmi con la fatidica dichiarazione. Permettimi di presentartelo. Quindi sei il talento di Robert. So che te la cavi con la spada, ma non sapevo ti dilettassi anche nelle questioni di cuore. Oh, tu e Rutherford vi conoscete già? Sai, a questa persona di talento devo la mia vita, alla mia completa e sincera fiducia. Bene, ora che abbiamo in mano il fiore, dobbiamo solo donarlo all'interessata. È una geisha del distretto Yoshiwara. Si chiama signorina Usugumo. Allora devi aver ben presente quella sua bellezza radiosa. Questo rende tutto più semplice. Allora, vogliamo andare allo Yoshiwara a incontrare Usugumo? Apprezzo il tuo supporto. Ah, sono così nervoso ed emozionato che il cuore sembra uscirmi dal petto. Forza! Cerchiamo un sumo! Sono così agitato che mi giro la testa. Penso che il tuo nervosismo rispecchi i tuoi sentimenti. Di certo non sfuggirà alla tua dama. Quella è la direzione sbagliata! Il tempo non attende nessuno. Bene, siamo arrivati. Oh, che bello vederti. E siete in tanti oggi. È così bello vederti, come sempre. Le parole non possono esprimere quanto sia grata per il tuo aiuto con i miei gatti. Cosa? Come vi conoscete, di grazia? C'è qualche problema? Spero vivamente che possiamo fare amicizia. Dunque, cosa ti porta allo Yoshiwara oggi?
Sì, io fin dalla prima volta che vi ho vista avrei voluto dirvi... Ah, ecco, un segno della mia ammirazione. Oh, che fiore magnifico. È un dono per me. Il vostro gesto significa molto per me. Non lo dimenticherò mai, neppure quando questo fiore sarà appassito. Io che pensavo di far visita alla mia Usugumo. Non pensavo certo di dover tollerare i suoi sciocchi clienti. Chi regala uno stupido fiore a una ragazza? Come osi? La signorina Usugumo non intende certo intrattenersi con uno come te. Vattene subito! I selvaggi sono ovunque. Ma tu non sei qui per questo. Dagli una lezione, ma non ucciderlo, intesi? Non intendo passare guai con la legge. Vorresti provarci? Va bene! L'hai voluto tu! È stato problematico in passato, ma il tuo talento era lampante come sempre. Sì, dovremmo. Vedo che quando si tratta dei tuoi amici hai molte premure. Sono davvero molto lieto che il fiore sia stato di vostro gradimento. Non mi sono presentato. Il mio nome è Robert Fortune. Al mondo vi sono molti fiori magnifici che quasi eguagliano in bellezza. Se mai lo voleste, sarei lieto di donarveli tutti quanti, fino all'ultimo. Non riesco a immaginare nulla di più bello. Vi prometto che rimarrò qui ad aspettare. Non sapevo che fuori dallo Yoshiwara potessero sbocciare fiori tanto belli. Spero sarete tanto gentile da mostrarmene altri. Beh, devo proprio ringraziarvi per oggi. Spero che avremo presto occasione di conoscerci meglio, bevendo qualcosa insieme. Ci vediamo presto. Salve! Tutto procede per il meglio con la signorina Usugumo, grazie a te. Sprizza immensa gioia a ogni fiore che le porto. Tuttavia, i fiori non possono fare molto. Si considera come un uccellino, sai? Un uccellino intrappolato in gabbia. E così ho preso una decisione. La libererò dallo Yoshiwara. Per farlo mi servirà molto denaro, molto più di quello che possiedo ora. Mi basterà continuare a raccogliere fiori per racimolare tutto il denaro possibile. Conto sul tuo appoggio. Vieni da me per eventuali necessità di natura botanica.